Ciao a tutte e ciao a tutti, eccomi tornata con un nuovissimo video. Boom! Oggi voglio parlarvi dei prodotti per la cura del corpo. Intendo quei prodotti che utilizziamo sia sotto la doccia, quando appunto ci facciamo la doccia o il bagno, oppure quei prodotti che utilizziamo come creme per il corpo, oppure quei prodotti che usiamo come trattamento tipo scrub e cose varie. Allora, iniziamo subito. Voglio introdurre la chicca del momento. Allora, un giorno stavo andando da Lilla Pua per la mia spesa consueta e alla cassa la signorina aveva dei prodotti in offerta. Mi ha mostrato degli scrub corpo di una marca che penso sia uscita da poco, cioè comunque io non conoscevo. Erano scontati e con 2,50 € ti portavi a casa un vasetto con uno scrub. Io ho deciso di provarlo e ve lo mostro proprio qui per primo, perché ovviamente lo scrub si fa prima della doccia. E questo qua di Organic Shop, che è questa marca nuova, che è fatta con ingredienti certificati naturali. Il 99,54% degli ingredienti presenti all'interno è di origine naturale. E tra l'altro ci sono gli questi prodotti hanno tutti gli standard necessari della International Organic and Natural Cosmetics Corporation, quindi senza parabeni né siliconi. È uno scrub alla rosa organica e sale, organica e biologica, scrub corpo levigante. Allora, io dovete sapere che ho un'ossessione per la rosa, per il profumo di rosa. Questo, ragazze, ha un profumo divino, spettacolare. Si presenta così, adesso ve lo vedete un po' schiumettoso, perché ovviamente, essendomi fatta la doccia e umettandolo, perché ovviamente si bagna, quando lo andate a prendere con le mani, diventa un po' schiumoso. Però posso assicurarvi, ragazze, che è davvero ottimo. A parte il profumo divino di rosa, che io appena l'ho visto lì in cassa c'era, al cioccolato, e lì ero anche tentata, al mango, papaya, adesso non mi ricordo perché ci sono altre profumazioni, forse quelle sono un po' più estive, quindi quella al mango, papaya, così magari proverò per la prossima volta, anche se il mio cuore ormai è qui. C'erano diverse profumazioni, io appena ho visto il petalo di rosa ho detto vabbè, no, è mia. E allora ho preso questa qua. La ragazza addirittura alla cassa mi aveva consigliato di prendere quella lì proprio alla papaya, mango, però io dicevo no, ho visto questo, voglio questo. L'ho preso e l'ho portata a casa. Io soffro di pelle secca, soprattutto su questa parte qui delle braccia e anche qui dietro, e sulle gambe, assolutamente. Quindi, visto che questo qua è levigante, ho detto vabbè, fammi provare questo qua, l'ho preso. Ragazze, wow! Io vi consiglio, se vedete questa marca Organic Shop, mi raccomando, prendete questo scrub e provatelo, poi mi direte, è veramente ottimo. A parte i granuli di sale che si sentono, cioè sono proprio belli corposi, voi prendete, pa, lo mettete qua, ah, sentite proprio il sale che vi va a levigare la pelle, e la sensazione la sentite subito quando vi andate a sciacquare, la pelle rimane subito come vellutata. Quindi voi in teoria dopo potreste anche non metterlo la crema idratante, perché questo qua già idrata di per sé, nel senso levigando va a togliervi le cellule morte e quindi la pelle appare più liscia. Però io la crema la metto sempre, quindi voi mettetela comunque come d'abitudine, però è veramente, veramente ottimo, potreste anche fare a meno di metterla, e ve lo consiglio proprio spassionatamente. Se dovete farvi gli scrub quella volta alla settimana che vi fate la doccia, fatevelo con questo qua. A parte il profumo spettacolare divino, ma poi anche proprio nell'utilizzo è un prodotto veramente molto valido. Allora, scontato, io l'ho pagato 2,50 € più o meno. A prezzo pieno non costa più di 3-4 €, insomma. E adesso infatti poi andrò a vedere, perché come vedete mi sta quasi finendo, cioè proprio arrivato quasi al limite. E vedremo se continuo a prendere questo qua, la rosa, o se mi decido a provare altri profumi, però penso che ormai questo sarà il mio preferito. Passiamo ai bagno schiuma. Allora, voi sapete che io sono una ultra fan di Ultra Dolce. Ultra. E quando ho scoperto che avrebbero fatto la linea di bagnoschiumi come gli shampoo, sono uscita di senno. Ho detto, oddio, devo provarli tutti, perché io amo le profumazioni della Garnier, veramente ti attirano, è una spirale che non finisce mai. La Garnier è molto astuta, perché sa combinare questi profumi di modo che
ti accattivi proprio anche solo l'odore di un prodotto. Magari come utilizzo non va neanche bene per il tipo di pelle, per il tipo di capelli, però ti piace il profumo, tu lo compri a prescindere. Allora, devo dire che io già dalla scorsa estate, che appunto li hanno lanciati l'estate scorsa questi bagno doccia, già li uso dalla scorsa estate. Li ho provati più o meno quasi tutti, ci sono diverse profumazioni, ma quella che mi è entrata nel cuore per la stagione invernale è questa qui, al latte di cocco, vedete che ce l'ho fatto così. Latte di cocco e macadamia, che è dello shampoo che vi ho mostrato nel video precedente, insomma la stessa linea. Idrata e ammorbidisce la pelle con estratti naturali senza parabeni, è disponibile in questo formato grande e poi vabbè degli stessi prodotti c'è anche il formato più piccolo, però solo di alcuni. Io vorrei che la Ultradolce, se mi stesse sentendo, se questo video raggiungesse qualcuno ai vertici, non lo so, fate anche le confezioni più piccole di questo qua o di quello che vi farò andare a vedere dopo, che è quello lì alla rosa, e quello proprio. Prendo un minuto a parte solo per quello. Fateli anche più piccoli di questi qua, perché a volte magari uno vuole variare, vuole cambiare, vuole provare altri prodotti o magari, che ne so, anche da portare in viaggio. È più pratica la confezione più piccolina, quindi magari fatelo anche di questi qua, di cui c'è solo disponibile il formato da 500 ml, di modo che qualcuno poi, appunto, se va in viaggio, che può portarsi quello da 250. Comunque, ragazze, questo qui approvatissimo, ve lo passo. Idrata e ammorbidisce ed è vero, io quando faccio la doccia sto benissimo con questo qua. Potrei anche non mettere la crema, come vi dicevo, però io la metto sempre perché proprio la pelle è secchissima e preferisco, soprattutto in inverno, perché in inverno col freddo, poi cioè veramente diventa veramente impossibile, roba che tiro via i vestiti o la neve che scende. Questo qua è veramente veramente ottimo. Poi per non parlare del profumo che è inebriante, ragazze, davvero. È quel profumo di cocco avvolgente che uno può dire sì, lo uso in estate, però è quel cocco caldo, non so, sa anche di vaniglia un po', è lattoso, mi piace, e quindi lo preferisco in inverno, lo trovo più una gamma di profumi caldi che secondo me ti scaldano un po' l'inverno quando c'è la stagione fredda, e secondo me questo è perfetto. Poi, Rullo i tamburi, il mio preferito in assoluto, che si aggiudica il podio, l'ho comprato ieri perché quello sta finendo e andiamo incontro all'estate. Ta-da! Olio di rosa e sapone di Aleppo, cioè ragazzi, questo qua è fantastico. Idrata e rivitalizza, è per adulti e per bambini, mi raccomando Garnier, fatelo anche più piccolo, per favore, vi supplico, mi inginocchio. All'olio di rosa e sapone di Aleppo, appunto, e allora. È vero, idrata tantissimo, io infatti lo uso in estate e rinfresca anche. E poi ragazze, il profumo è paradisiaco, molto molto floreale, ma è anche neutro, c'è cioè un po' marsiglioso perché ovviamente c'è il sapone di Aleppo dentro, però c'è quella nota floreale della rosa che comunque lo rende un bagnoschiuma floreale ma neutro, cioè non è proprio di quel. Sapete che a volte ci sono quei bagnoschiumi o profumi molto floreali che stufano, mentre invece questo qua si mantiene molto neutro, cioè veramente veramente buono, io infatti lo adoro, lo amo e lo straconsiglio alle amanti dei fiori come me, e poi anche se appunto avete bisogno di idratare la pelle perché è veramente fantastico. Ah, allora, dimenticavo, il prezzo sotto i 3 euro, mi pare che venga sui 2,79, 2,89 insomma, adesso non ricordo perché a volte li prendo in offerta, a volte li prendo a prezzo pieno, quindi non mi dimentico, non riesco mai a vedere qual è il prezzo normale, però insomma non va al di sopra dei 3 euro questo formato qua, se no c'è il formato più piccolino che è da 250 e viene su 1,89 euro, qualcosa, comunque qualcosina in meno se non sbaglio. Di questi più piccolini, cioè di questo formato qua più piccolo, avevo provato anche quello al limone e sambuco, ottimo, rinfrescantissimo, sembra di fare una doccia tipo in Sicilia, non lo so, in mezzo agli agrumi, mi fa pensare quello scenario, poi in estate è l'ideale perché rinfresca tantissimo il limone, io credo. E poi c'è anche quello lì al coco, no, che dico, al fico e allo zucchero di canna, che quello lì è molto molto buono, quello là c'è sia nel formato grande che sia nel formato piccolo, mentre c'è quello al limone, se non sbaglio c'è solo piccolino, comunque di alcuni non c'è il formato grande e di alcuni non c'è il formato piccolo, tipo di questo qua non c'è piccolo e neanche di questo se non sbaglio. Per cui Garnier,
per favore fatelo anche piccolo perché è pratico da portare via mezzo litro di sapone in una valigia, cioè sì, ok, per carità, però mettetelo anche piccolino. Ho visto tra l'altro che c'è una novità di queste profumazioni al gelsomino e olio di argan e sto setacciando i negozi in cerca, più che altro anche mia madre voleva prenderlo e appena lo trovo lo proverò e vi farò una recensione d'uso e di appunto profumo, fragranza, insomma. Comunque la Garnier ha fatto centro con questi bagnoschiuma e spero che di questa linea qua facciano anche la crema corpo, almeno all'olio di rosa, se la fanno alla rosa mi avete conquistata, vi amerò per sempre. E niente, chiudiamola qua perché la storia d'amore col mio bagnoschiuma sta diventando qualcosa di ossessionante. Allora, passiamo alle creme corpo. Anche qui ho delle creme che sono due chicche fantastiche, una la uso in inverno e una la uso in estate. Allora, partiamo con quella invernale. C'è questa qua di Da Natura all'olio d'argan, crema corpo nutriente. Anche questa qui 0% PEG, oli minerali, siliconi e parabeni. Non testato sugli animali. E anche qui, questa marca io non l'avevo mai vista prima d'ora, cioè nel senso è nuova anche per me. E la crema costa sui 4 euro, sì, più o meno, 4,50. E questa qua, appunto, all'olio d'argan, promette pelle morbida, tonica e gradevolmente profumata. Ed è vero, è veramente ottima questa crema, ragazze. Ha questo odore vanigliato, cioè sembrate proprio un muffin alla vaniglia, che rimane per un po' di tempo, non è persistente, cioè è molto delicato, non è di quei profumi pesanti, pur essendo vanigliato, comunque è molto leggero, infatti dopo qualche ora svanisce, però ho notato che se voi mettete tipo il pigiama, così così, se la mettete tutte le sere, l'odore rimane, persiste anche sui tessuti, quindi a parte tutto il profumo c'è. È molto leggero, però è gradevolissimo. E poi, per quanto riguarda proprio la sua funzione, è vero, la pelle rimane veramente morbida, liscia, setosa, e se appunto come me avete problemi di pelle secca, io ve la consiglio per la stagione invernale, anche perché comunque l'argan è molto molto nutriente, quindi in inverno, sapete, la pelle comunque patisce di più e quindi è necessario dare una protezione maggiore. Invece, sempre della stessa marca, c'è cioè della Da Natura la crema corpo vellutante alla rosa moscheta. Ovviamente io, essendo fan della rosa, non potevo farmela sfuggire. E questa qua la utilizzo in estate, perché ovviamente in estate la pelle è più idratata, perché la idratiamo di più, beviamo di più, ci facciamo di più la doccia, comunque mettiamo sempre prodotti, cose. E ovviamente questa qui, essendo solo vellutante, la idrata, è veramente ottima, io ve la consiglio. E poi il profumo è veramente fantastico. Ha questo profumo leggerissimo di rosa, neutro, meraviglioso. Io veramente ringrazio queste persone che progettano i profumi per queste creme perché sono veramente fantastici. Comunque qui dice pelle rigenerata, levigata e ringiovanita. Allora, ovviamente io non è che ho un'età per ringiovanire la pelle, però va bene per noi ragazze, se vogliamo appunto una pelle più elastica, più iniziare magari a prevenire da ragazze, da giovani, però appunto idrata anche tantissimo e penso che per l'estate sia anche buona e rinfrescante. Insomma, io l'ho utilizzata l'estate scorsa, adesso ne ho ancora un pochino, la sto facendo fuori, ma sicuramente ora che arriva la stagione nuova andrò a comprarla di nuovo. E anche questa qui, il prezzo si aggira intorno ai 4 euro e l'avevo pagata in sconto 3 euro e qualcosa, comunque c'era uno sconto del 20%. E da Lilla Pois, questa linea qui la trovate da Lilla Pois, perché da Acquestapone io per esempio non l'ho vista, però dipende nelle vostre città, non so, poi dipende appunto dal negozio, dalla catena di negozi, magari anche Tigotà. Io Tigotà qui ce l'ho in centro, però non vado mai perché non essendo nella zona vado nei supermercati che ho qui vicino e io qui ho Acquestapone dietro casa e Lilla Pois davanti, quindi potete capire i negozi che mi attirano a loro. Quindi Da Natura e Organic Shop, che sono le due marche che vi ho citato, nuove, non conosciute, le trovate da Lilla Pois. A volte anche scontate, e gli sconti comunque fanno sempre piacere. Poi, Dulcis in fundo, perché anche loro sono importanti e hanno bisogno di cura, i piedi.
Allora, ho trovato questa linea di Himalaya Herbals, appunto proprio per i piedi. C'è uno scrub, smoothing foot scrub con walnut, pineapple e coconut, quindi con la noce, l'ananas e il cocco. Sì, scrub esfoliante e idratante, sì. Allora, l'Himalaya Herbals ha praticamente... Prende ispirazione da prodotti naturali, appunto sicuri, che utilizzano erbe speciali accuratamente selezionate dalla natura. Combinando il meglio della scienza dell'Ayurveda con anni di ricerca scientifica, questi prodotti ripristinano efficacemente la salute naturale della pelle e la sua vitalità. Allora, ci tengo a precisare che questa marca qui, Himalaya, potrebbe essere un po' migliore, non per la funzionalità, perché i prodotti sono ottimi. Io ho provato questo scrub, è fantastico. Ogni tanto mi capita di avere anche sui piedi, magari se le pellette morte, non so, che dovete fare un po' di levigamento, insomma, soprattutto al cambio di stagione la pelle si rigenera e quindi rimangono quelle pellicine un po' così. Provando questo scrub, io mi sono trovata benissimo. L'unica cosa che rimprovero all'Himalaya è il fatto che non sempre ci sono prodotti, cioè non sempre l'inci dei prodotti che hanno sono accettabili. Ci sono delle maschere per il viso che io ho provato che hanno degli ingredienti buoni e sono ottime per la carità, però all'interno c'è sempre qualche prodotto che stona, insomma, con la naturalezza che la casa cosmetica vuole far passare. Quindi Himalaya, se mi state ascoltando, siete grandi, siete fenomenali, però se potete migliorate un po' le formule perché comunque ci sono degli ingredienti all'interno che comunque non sono proprio, cioè se voi prendete le app come, adesso mi sfugge il nome, ce la posso fare, dove ci sono delle app che voi andate a scannerizzare il codice a barre del prodotto, Beautiful per esempio, se andate a vedere su Beautiful o comunque su queste app che vi danno una mano a scegliere i prodotti, se non siete proprio ferrate con gli inci, se andate a leggere certi ingredienti, ve li danno come o rossi o gialli. Quando sono rossi e gialli, non sono proprio indicati per un prodotto che dovrebbe essere naturale. Però io vi dico, questo scrub, malgrado qualche ingredientino un po' è ottimo, cioè nel senso appunto è senza parabeni, senza SLS, senza SLS, però è appunto ottimo. Il profumo è molto delicato, cioè non è che ha chissà che profumazione, come dire, pesante, anzi è molto molto leggero, poi contando che va sui piedi. Quindi sì, questo qua l'ho pagato sui 3 euro credo e comunque avete 150 ml di prodotto e ve ne basta veramente poco perché i microgrammi all'interno sono veramente molto concentrati, quindi bastano, ne basta veramente poco. Io ve lo consiglio, però se siete proprio fiscali di quelle ragazze che sono proprio attentissime, se non hanno tutti gli ingredienti verdi, massimo gialli, non comprano prodotti, io ve lo consiglio. Della stessa linea c'è una crema piedi con la curcuma. Aspettate che qua c'è scritto miele, curcuma, trigonella, zenzero e scorea. Qui c'è del dimeticone, però è verso la fine dell'inci. E c'è qualcosa che, vedete, alla fine mi fate un prodotto che vale tantissimo, però mi ci mettete delle cose che proprio non vanno bene, insomma, perché il dimeticone non è proprio il massimo, però io questa crema l'ho provata, ha questo odore un po' balsamico, diciamo, non so perché per i piedi facciano queste profumazioni un po' strane, però è ottima. Io l'ho provata, avevo l'anno scorso di questi periodi avevo un po' di pelle secca sul piede ed è veramente veramente buona. Himalaya, per favore, Himalaya Herbals, riformulate un po' le formule dei vostri prodotti, perché fate dei prodotti veramente buoni, veramente validi, però mi cadete sul dimeticone. Potreste sostituirlo con qualcos'altro, insomma, secondo me.
Perché creme comunque senza dimeticone in commercio validissime ce ne sono, quindi per favore riguardate un po' i prodotti che fate anche per le maschere viso, perché poi magari vi farò uno speciale maschere viso se vi interessa, e quando magari farò un video sui prodotti per il viso, vi farò appunto uno speciale maschere e lì vi andrò ad elencare tutti i tipi di maschera che ho avuto, che ho provato. E allora ragazze, per il momento io vi saluto. Questi erano i prodotti che utilizzo per la cura del corpo. Se ne avete provato qualcuno, fatemelo sapere giù nei commenti se vi siete trovate bene, se avete qualche altro prodotto da consigliarmi, magari in alternativa a questi, che pensate che sia anche più valido, ditemi voi. Se vi è piaciuto, lasciatemi un mi piace, un pollice in su e iscrivetevi al canale per non perdervi le altre cose che andrò a mostrarvi. Vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!